ma secondo te quanto hanno trovato i ricordi tali, i tribunali, i detti dello Stato titolare, e quanto invece è stato garantito nel tempo, nel senso che comunque se non ci sono stati rientri, non c'è stato anche il tempo per Scaglio di ambientarsi, per Sforzarella di giocare finalmente una partita da Sforzarella, per tutta la squadra davvero di amalgamarsi e di sembrare rodatissima. Ieri penso che nessuno si scandalizzi di giocare con sbagliato molto. No, sicuramente non era facile anche per i nuovi arrivati, insomma, entrare subito nei meccanismi del mister e comunque anche dei ragazzi che c'erano precedentemente. E quindi sono stati molto bravi, comunque conosciamo i valori e i giocatori che sono arrivati fino a pochi mesi fa in Serie B. Quindi grazie, diciamo, anche al gruppo che si era creato prima del loro arrivo, si sono inseriti molto bene e diciamo che piano piano si sta vedendo anche in campo, oltre che fuori. Comunque, oltre al campo siamo anche un bel gruppo fuori dal campo. Ma perché non c'ho lineamenti? Chiedo scusa, perché non c'ho lineamenti 7 anni nella Federica Coppa? Che sei un giocatore veramente, adesso non è che voglia dire, però secondo me hai veramente una marcia in più rispetto a tanti altri. Luca, ma Luca Toni quando è esploso? Ma non è esploso, è vero, non no, però voglio dire, un giocatore come te che l'anno scorso ha fatto 25 gol, quest'anno in Lega Pro si sta dimostrando uno dei migliori giocatori della Lega Pro, giochi in un ruolo che oggettivamente tu stai imparando, perché tu sei un centro avanti, secondo me. Sì, dall'anno scorso ho giocato esterno, ho visto il Gada Forlì, ho iniziato a giocare esterno. Però voglio dire, hai caratteristiche da punta, vera propria, secondo me almeno. Cioè, nella mia piccola carriera ho sempre fatto la seconda punta, la prima punta. In un attacco a due sostanzialmente. Sì. Come mai secondo te uno come Nocciolini è arrivato in Lega Pro 27 anni con le qualità che ha? Forse anche colpa nostra, Luca, nostra come categoria di giornalisti, che magari non ce ne sono. Vostra! Forti che guardiamo poco la Serie D. La colpa è stata mia. Sì. È stata mia, sì. Perché diciamo, piano piano insomma, sono maturato e sto cercando di fare meno errori possibili. E gli hai avuto un periodo di maturazione più lento rispetto a... Sì, poi diciamo da 2 anni e mezzo fa che sono rimasto senza squadra, lì ho detto devo cambiare qualcosa nella mia testa e insomma da lì diciamo sono un po' ripartito, la mia rinascita è partita da lì.